Cari amici, ben ritrovati su Digital Bench. Come vedete sono con Carla Fiorentini, che avete visto nella nostra staffetta, nella nostra diretta per il lancio del progetto, dell'iniziativa A Lezione sulla panchina digitale. E innanzitutto benvenuta Carla. Grazie, ciao Caterina. Ciao, come stai? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Bene, bene, grazie. Felice di essere qui. Grazie, felice anch'io. Allora, con Carla Fiorentini oggi andremo ad esplorare il suo corso. Il corso che, come avete ascoltato, se avete avuto la possibilità di farlo nella nostra diretta, andrà ad analizzare quella che è la materia, oggetto di esplorazione di Carla, che è la gestione delle esperienze. Poi entriamo nel vivo, Carla, di questo macro tema. Certo. Il titolo del corso di Carla Fiorentini è Orientare le vele. Allora Carla, parto subito con la prima domanda. A chi è rivolto questo corso? Quindi chi è che potrebbe utilizzare queste 16 lezioni che noi andremo a fare insieme? Fondamentalmente tutti, perché il principio guida che mi ha portato a fare questo corso è che un'esperienza come quella che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, ha bisogno di essere metabolizzata e digerita. Io mi occupo da tempo di gestione dell'esperienza intesa come la malattia dal punto di vista del paziente, dei familiari, degli amici, del medico, del personale sanitario. Ma questa è una situazione, diciamo, particolare, per non dire unica, ed è effettivamente un'esperienza con delle difficoltà e anche delle opportunità. Se non la digeriamo, le esperienze importanti, quelle che smuovono qualcosa, hanno la tendenza, io dico, a fare come l'insalata di peperoni crudi, cioè ti tornano su. Se invece le digeriamo, le metabolizziamo, ci lavoriamo, si esce dall'esperienza, non dico migliori o peggiori, più felici sicuramente sì. E lo si vede, per esempio, in chi ha esperienze di malattie gravi. Una parte esce rabbioso, a un certo punto si ritrova arrabbiato col mondo, ma ci sono tantissimi che scoprono, proprio con la malattia, si scoprono più felici. Hanno metabolizzato e digerito l'esperienza. Allora, io credo che da questo Covid possiamo trarre l'opportunità di creare una nuova normalità, quella che ci piace di più, per noi stessi prima di tutto e poi per tutti, una cosa anche condivisa. Tutti coloro per che farlo possono. Bisogna digerire l'esperienza. Quindi è utile sia a chi seguirà il tuo corso, ma soprattutto anche a chi poi ruota intorno alle nostre relazioni, perché immagino, certo, che se c'è un cambiamento in noi, probabilmente poi chi sta intorno a noi lo nota e noi possiamo essere anche degli influenzatori positivi. Assolutamente. Tieni anche conto che le relazioni sono cambiate in questo periodo. Perché io sfido qualunque coppia, per quanto felice e innamorata, in 2 mesi di condivisione di uno spazio, a meno che uno non abbia 300 metri quadri di casa, insomma, qualche litigata in più o qualche istinto di scappare di casa credo ci sia stato per tutti, è umano. Gli amici che si vedono meno, adesso hanno deciso che possiamo vedere i congiunti, i parenti, ma gli amici no, cosa che secondo me è assurda. E quindi abbiamo creato queste relazioni tramite computer, tramite telefono, ma non è proprio la stessa cosa. Quindi il cambiamento l'abbiamo, si tratta di gestirlo, si tratta di esserne consapevoli e di fare in modo che tutto quello che si è spezzettato nella ricostruzione del puzzle sia più bello. Possiamo farlo, quindi bene, perché no? Bene. Allora Carla, entriamo un attimo nel vivo proprio del tuo corso. Come sapete, cari amici, tutti i corsi A Lezione sulla panchina digitale saranno organizzati in 4 moduli e per ogni modulo 4 lezioni.
Quindi in totale con Carla Fiorentini andremo ad esplorare insieme 4 mini lezioni che hanno a che vedere con un macro tema. Sono 4 moduli. E vogliamo entrare nel merito proprio del programma? Quindi il primo modulo... In cosa... Comincio a raccontarti il titolo, posso? Vai. Posso orientare le vele? Certo. Perché c'è una frase che, pur essendo espressa con parole diverse, si trova in ambienti completamente diversi. Non conta quello che succede, ma come vivi quello che succede e cosa ne impari. Espressa, come ho detto, con parole diverse, lo trovi nella programmazione neurolinguistica, lo trovi in Harry Potter, perché lo dice Albus Silente, e lo trovi nei testi di Otto Scharmer, che è uno dei guru del management, ma soprattutto è una bellissima persona. E quando c'è un qualche cosa che tanto risuona e poi è condiviso da mondi molto diversi tra loro, è una delle cose che secondo me più si avvicinano alla verità, oltre ad averlo vissuto io, no? Che non conta quello che succede, ma come vivi e cosa impari da quello che succede. E Anthony Robbins ha detto: non possiamo decidere il vento della nostra vita, ma possiamo orientare le vele. Ed è proprio quello che vorrei aiutare tutti a fare. E nell'orientare le vele, allora ci sta il primo modulo, che è relativo al mondo esterno a noi, perché noi siamo parte di un mondo esterno e quindi abbiamo bisogno di capirlo, di conoscere cosa c'è, di esserne più partecipi, soprattutto in questo momento. E quindi andremo a vedere da come gli studi di neurofisiologia hanno chiarito una serie di aspetti, a cosa vuol dire la frase che molti hanno usato, il mio mondo è andato in pezzi, e questo mondo andato in pezzi corrisponde a una spiegazione ben precisa e secondo me molto, molto chiara e molto indicativa di che cosa possiamo fare. Andiamo quindi a esplorare quello che ci succede intorno con delle tecniche, delle modalità, scoprendo delle risorse, degli esercizi, perché poi a me interessa la messa a terra di queste cose, cioè non mi interessa raccontare, io per costruire questo o gli altri corsi che faccio metto insieme quello che ho imparato, no? Quindi c'è crescita personale, programmazione neurolinguistica, teorie di leadership e di management, è un Li Ching, il mio amato I Ching. Di cui sono curiosissima dentro... peraltro, e chissà se non metteremo le basi anche per fare un altro corso. Perché no? Perché no? Io metto dentro tutto, e metto dentro tutto con la logica della messa a terra, cioè di tirar fuori tutto quello che può servire in termini pratici. Onestamente, per come sono fatta io, sapere nei minimi dettagli una teoria e non trovarne un'applicazione pratica, il mio cervello va immediatamente in pensione, cioè va a fare altro. Se invece ho un'applicazione pratica, capisco a che cosa mi serve, allora sono disposta a studiare anche una giornata intera, cioè lo faccio anche volentieri e mi diverto anche. Il secondo modulo, il secondo capitolo è dedicato all'io, quindi è tutto quello che riguarda noi stessi in prima persona, e lavoriamo su gli strumenti più semplici da applicare per avere una armonia interiore. Andremo a lavorare sul linguaggio, andremo a lavorare sull'identità, andremo a lavorare su tante cose. Perché noi siamo un tutt'uno, come siamo un sistema con l'universo, ma possiamo prendere i pezzettini e lavorarci sopra e poi metterli insieme. Scegliamo la strada più pratica, più semplice, più comoda. Certo. Perché far fatica se ne può fare a meno.
Senti Carla, prima di passare al terzo e al quarto modulo, ti faccio qualche domanda che potrebbe essere utile anche a chi ascolta e vuole seguire poi il tuo corso. Noi faremo una parte teorica e una parte pratica, perché io peraltro sono anche fortunata perché farò tutte le lezioni con te. E i primi 15 minuti saranno live, saranno condivisi con chi è all'ascolto, chi ci vorrà seguire. Quindi cosa devo organizzare? Cosa dobbiamo organizzare? Un libro, un diciamo taccuino per gli appunti? Il taccuino serve sempre. Io farò in modo che in questi primi 15 minuti si abbia una visione del punto di partenza e del punto d'arrivo. Quindi magari taglio un po' di esercizi in mezzo e faccio vedere solo quelli più significativi per capire la tipologia di esercizi. Però qualcosa di pratico ti toccherà farlo. Ok, volentieri. Quindi dovrei, diciamo, poi organizzarmi, quindi chi vorrà farlo con noi anche per fare degli esercizi tra virgolette a casa, passami la battuta, visto che sì, siamo... Per fare degli esercizi a casa, per esempio io uso molto per andare a vedere alcune cose che per me sono importanti, tipo la capacità di gestire se stessi, di ascoltarsi, di ascoltare. Io lavoro molto sui comportamenti, perché cambiare un comportamento è molto più facile che cambiare un valore, un'identità, un qualcosa di più rilevante. Però è come nella correlazione che abbiamo fra il respiro e lo stato d'animo. Se io voglio cambiare lo stato d'animo, a volte sono costretta ad andare a rivedere tutto il mio mondo, ma il respiro è correlato direttamente. E quindi comincio a respirare con calma e non posso più essere in ansia se respiro con calma. Certo. Cioè il nostro organismo ha dei meccanismi di potenziale autocorrezione che possono essere molto semplici. Per esempio io amo molto NCIS. E in una delle puntate c'è il dottor Mallard che dice: se devi attraversare l'inferno, fallo a testa alta. Mm-hmm. Ed è verissimo, perché se tu hai le spalle indietro e la testa alta, sei pronto anche ad attraversare l'inferno. La postura determina lo stato d'animo. Certo. Noi siamo abituati a cambiare la nostra postura in base al nostro stato d'animo. Quindi sono triste, mi chiudo, sono felice, apro le spalle. Ma possiamo fare anche il contrario. Sono triste, devo fare un colloquio di lavoro e fare la parte di quello sicuro di sé, aggiusto la postura. Certo. Poi quando esco dal colloquio di lavoro, la mia tristezza me la vado a consolare con un bicchiere di vino. E essendo noi un sistema, ce ne sono tanti di questi meccanismi che possiamo aggiustare. Non vedo l'ora, Carla, non vedo l'ora di iniziare a lezioni sulla banchina digitale con Carla Fiorentini. Spoileriamo un po' il terzo e il quarto modulo, così diamo un po'. Il terzo modulo è dedicato a noi, perché abbiamo più o meno aggiustato l'io e cominciamo ad aggiustare il noi. Partendo da un presupposto, nessuno di noi è monolitico, cioè il nostro io è fatto di tanti io. Certo. E quindi già questo ci può aiutare per tirar fuori la parte di noi che magari ci serve di più. Io mi sono accorta a un certo punto della mia vita che c'erano dei problemi che non riuscivo a risolvere. E sono andata a ripescare un pezzo di me che ero io da piccola. Io sono nata una bambina felice, serena, sempre ridente, sempre entusiasta, sempre sicura. È durata poco perché poi sono intervenute alcune cose. Recuperando quella bambina, io ho recuperato quello stato d'animo. E quindi i pezzi di noi possono aiutarci. E poi l'interazione con gli altri.
come ho detto prima, questo Covid ha modulato, modificato le relazioni. E quindi abbiamo degli strumenti che ci permettono di far sì che le relazioni per noi importanti vengano risistemate e ottimizzate. Bene. Senti, Carla... Mio marito, quando gli tiro fuori questi discorsi, mi sgrida, perché gli dice non fare il coach con me. Però è vero, si può fare. Senti Carla, ovviamente i nostri amici che già ti conoscono e chi invece ti sta conoscendo in questo momento devono sapere che tu hai scritto numerosi libri e volevo io sapere se nell'arco di tutte queste lezioni che faremo insieme andremo a spoilerare anche un po' qualche pezzo di libro, di tuo libro che hai scritto, se ci passi anche qualche pillola di questo vissuto. Qualche pezzettino verrà fuori, perché poi il filo conduttore di ogni gestione dell'esperienza è quello che io ho raccontato in 4 passi in galleria: se non vedi la fine del tunnel, arredalo. Lì era dedicato alla mia gestione della malattia, ma il filo conduttore rimane quello, cioè cosa devo sistemare? Devo sistemare il mio mondo, devo sistemare me stessa, devo sistemare le relazioni con gli altri e l'ultimo passo, che poi è il 4° modulo, è prendo tanto dal viaggio dell'eroe, ovviamente, che è un grande amore e che è una modalità di gestione delle esperienze che può... è quasi una favola, anche perché il concetto di viaggio dell'eroe viene usato nelle favole, quindi è divertente, insomma. E poi prenderemo magari qualche meditazione dall'ultimo, da Meditando con Li Ching, perché ci sono alcune cose che attraverso la meditazione si agganciano immediatamente, mentre se dovessimo farlo per una via razionale potremmo star qui una settimana. Certo. Bene, Carla, allora... Se non hanno, diciamo, delle domande particolari ai nostri amici, con i quali poi ci possiamo confrontare sui vari social network in cui abbiamo poi spoilerato questo nostro lancio del corso, io mi avvierei verso la conclusione di questo spot lancio del corso di Carla Fiorentini e darei il primo appuntamento con Carla Fiorentini con la prima lezione del corso Orientare le Vele. In una delle prossime settimane, nei prossimi giorni vi invieremo anche tutte le date in cui poi sarà con noi Carla Fiorentini e io mi sento fortunata, Carla, perché avrò la possibilità di fare tutte 16 le lezioni con te e sono veramente molto felice. Ma io sono felice di averti con me, perché mi facilita molto anche raccontare nell'averti qui, insomma. Grazie Carla, grazie a tutti voi che ci state seguendo e scriveteci pure nei commenti, saremo presto di nuovo da voi sulla nostra Digital Bench con Carla Fiorentini. Ciao! Grazie, ciao! Una panchina non è mai solo una panchina.